Buonasera amici e amiche di Nova News 24, siamo pronti per la puntatona dell'ultimo dell'anno per il Grande Fratello. Ovviamente il Capodanno si festeggerà domani sera, ma questa sera nella casa del Grande Fratello è festa grande per l'ultima puntata dell'anno. Chi tra Monia La Ferrera, Grecia Colmenares o Perla Matiero perderà nel televoto? Attenzione, questa sera il Grande Fratello tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo candidato all'eliminazione. Sì, parliamo di candidato perché c'è Federico che aveva già perso il televoto. Attenzione perché i sondaggi sono chiari. Grecia Colmenares nel primo sondaggio in testa con il 46% dei voti, 46% anche nel secondo sondaggio, terzo sondaggio addirittura con il 53% di voti. Secondo posto occupato da lei, Perla, in tutti e tre i sondaggi, quindi primo sondaggio 34%, secondo 29% e terzo 28%, Monia La Ferrera si trova in ultima posizione su tutti e tre i sondaggi e solo un sondaggio la vede più vicina a Perla. Attenzione perché quindi Monia La Ferrera sarebbe la candidata all'eliminazione insieme a Federico e sarà una bella sfida anche perché entrambi sono stati ultimi ad entrare in quella casa, diciamo tra gli ultimi dei nominati di questa settimana, e proprio loro potrebbero essere eliminati. Ovviamente uno dei due nella puntata che verrà nella prossima settimana. Ovviamente Alfonso Signorini probabilmente tornerà con il doppio appuntamento, ma questa sera ci saranno oltre alla possibile eliminazione parziale, ovvero il televoto che decreterà chi tra Monia, Perla e Grecia sarà meno votato, ci potrebbero essere tante altre sorprese, ingressi nella casa di amici e parenti, e soprattutto si parla anche di provvedimenti nei confronti di qualche GFino, ma si parla solo di provvedimenti verbali, forse per cercare di far vedere quello che è successo. Garibaldi ha parlato un po' troppo pesantemente nei confronti un'altra volta di Beatrice Luzzi, questa volta ovviamente Varrese è rimasto nel suo, quindi probabilmente non ci saranno squalifiche, anche perché squalificare nella puntata prima di Capodanno sarebbe una bella botta, quindi un bel colpo. Probabilmente niente squalifiche e soprattutto sarà un clima di festa questa sera, ma attenzione perché le sorprese non mancheranno. Diteci cosa ne pensate, chi è il vostro preferito. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.